La ripartenza rimasta al palo. Ora parliamo del 67esimo raduno nazionale dei bersaglieri a Matera. Siamo una compagnia che abbiamo fatto il militare insieme nel 74 e ci rivediamo ogni anno. Una festa qui a Matera per i bersaglieri che si preparano a celebrare domani la giornata conclusiva del loro 67esimo raduno nazionale. Hanno scelto per questo annuale appuntamento la città dei Sassi nel suo massimo splendore, nell'anno in cui è capitale europea della cultura. Noi siamo oggi insieme a Matera al centro del podio, non dico europeo ma anche mondiale. Lei ha in mano la copia del certificato che fu consegnato 5 anni fa a Papa Bergoglio. Che cosa contiene questo certificato? È il foglio matricolare originale del nonno Giovanni Mario Bergoglio, che ovviamente dopo il servizio militare espatriò in Argentina, ovviamente poi successivamente la famiglia rimase lì. Sono 100.000 presenze qui tra fanti piumati e familiari, tra loro ci sono bersaglieri in congedo e quelli in servizio nei 6 reggimenti che fanno parte dell'esercito italiano. Ieri i concerti delle fanfare che avranno stasera nella Cava del Sole il momento clou. Oggi alle 15 è previsto nello stadio l'arrivo delle pattuglie ciclistiche, delle staffette provenienti da tutta Italia. Domani la grande sfilata con 20-25.000 bersaglieri che attraverseranno la città con i medaglieri delle associazioni e la parata delle 70 fanfare. La sfilata si concluderà poi col passaggio delle consegne al Comune di Roma, che ospiterà il raduno del prossimo anno quando ricorreranno i 150 anni dalla breccia di Porta Pia. C'è una